Presidente Jacopino, un'occasione importante, un premio per ricordare un collega, Mimmo Castellano. Una legge sull'editoria, una battaglia forte, possiamo vincerla questa battaglia? E purtroppo, per come è la normativa, bisogna fare tante leggi regionali. Poi certo c'è una legge nazionale che prevede pochi soldi di finanziamento, però il segretario dell'ordine Paolo Pirovano è riuscito a condurre vincente una battaglia che farà sì che il 30% del canone che verrà il canone televisivo che verrà riscosso con la tramite l'energia elettrica, la bolletta dell'energia elettrica, dovrà essere destinato all'emittenza locale. Questo è un impegno che il governo ha assunto alla Camera. Pare che siano tanti soldi, quindi tanto ossigeno. Ovviamente ci dovranno essere dei requisiti ben precisi per poterlo fare, perché altrimenti non servono solo per ingrassare gli editori. La battaglia è dura perché non ci sono i soldi, di questo dobbiamo essere consapevoli, ma questo non può essere un motivo valido per perpetuare lo sfruttamento, per giustificare lo sfruttamento. Su questo non ci sarà mai un accordo da parte dell'ordine. Un pensiero su una figura importante come Mimmo Castellano, un'occasione qui con tanti colleghi, un suo pensiero, un ricordo di un professionista che ha fatto un percorso importante. La caratteristica principale di Mimmo era la sua capacità di ascoltare tutti e poi, siccome non riesci sempre a fare tutto, di impegnarsi a tutela degli interessi degli ultimi. Non pensava quindi al tornaconto personale, perché il tornaconto personale ti porta ad occuparti dei potenti, ad agevolare i potenti. Mimmo invece, e questo è un messaggio che è riuscito a trasmettere a Mimmo Falco, a Salvatore Campitiello, a tutti quelli che hanno ereditato il suo gruppo dei pubblicisti, l'obiettivo era quello di tutelare i diritti dei più deboli. Non mi pare una piccola cosa. Grazie Presidente, buon lavoro.